Buongiorno mister. Buongiorno. Arriva la partita di Monza, direi al termine di una settimana dove possiamo dire l'infermeria si è svuotata parecchio, è una settimana positiva da quel punto di vista. Sì, assolutamente, abbiamo recuperato un po' di giocatori e basti pensare comunque Messias ha avuto una settimana in più di lavoro con la squadra, Albert è rientrato in squadra, Bani è da due giorni che si allena con la squadra, quindi c'era la voglia di averli il prima possibile, perché sono giocatori, come sapete, con grandissime qualità, oltre che tecniche ma anche umane, di un peso specifico all'interno del gruppo, e quindi sicuramente aver potuto lavorare insieme a tutto il gruppo, il blocco, squadra, compatti in questi giorni è stato importante. E dicevamo arriva il Monza, una squadra molto difficile da affrontare, soprattutto in casa propria, però la sensazione è che vogliate andare a fare la vostra partita domani e c'è anche bisogno di fare punti, lei ha definito una partita fondamentale nel post partita di Roma. Sì, le partite sono tutte importanti, sono tutte fondamentali, sono state quelle precedenti e lo saranno sia quella di domani sia le future. Sappiamo che squadra andiamo ad affrontare, le qualità di questa squadra, comunque con giocatori che hanno qualità tecniche, giocatori che e squadra che si difende molto bene, ma dalla nostra vogliamo esaltare i giocatori con maggiore qualità che abbiamo, vogliamo nei momenti della gara difenderci da blocco compatto, blocco unito, perché ci saranno dei momenti in cui dovremo difenderci, ma quando ci sarà la possibilità e la voglia e il desiderio di andare a determinare all'interno della gara dovremo essere bravi e lucidi e concreti a farlo. Mister, il Monza tendenzialmente è una squadra che prova sempre a giocare e in queste prime gare di questa prima parte di campionato abbiamo visto che forse paradossalmente il Genoa si sente un po' più a suo agio proprio quando deve affrontare squadre che giocano un po' meno chiuse. Può essere anche questa una chiave per domani? Sì, è vero, si è visto, l'abbiamo analizzato, il Monza come squadra, come singoli giocatori, è vero che c'è da parte loro la volontà di costruire, la volontà di giocare, di portare tanti uomini sopra linea palla, e nello stesso tempo noi dobbiamo pensare a noi, dobbiamo pensare alle caratteristiche dei giocatori che scenderanno in campo, a fare una partita sicuramente di ardore fisico, perché comunque andiamo ad affrontare una squadra fisica oltre che tecnica, quindi una partita dove dovremo battere colpo su colpo nei duelli, dove quando avremo le possibilità accendere il più velocemente possibile i giocatori con maggior qualità e rifinire negli ultimi 20-25 metri in modo concreto per il tiro in porta, per la palla gol, per andarci a prendere delle situazioni favorevoli in fase offensiva. Quello diventa determinante per la partita di domani. Ciao mister, hai parlato appunto di giocatori di qualità, ti chiedo intanto se Gudmundsson può anche partire dal primo minuto, comunque se lo vedi già che può partire dal primo minuto, e poi ti chiedo anche i giocatori di qualità cominciano ad esserci quasi tutti, anche un fattore positivo questo. Sì, con Malinowski naturalmente squalificato, avere giocatori come Albert, come Junior in campo ti dà modo di creare situazioni in fase offensiva quando si ha la palla. E Albert si è allenato con noi in questa settimana e diciamo che ha smaltito i piccoli problemi che aveva negli ultimi giorni e sta bene, ha grande voglia, entusiasmo, ma credo che per quello che ho visto io in questi giorni c'è il desiderio, c'è la volontà da parte della squadra, da parte nostra, di andare a fare la partita giusta a Monza. Sappiamo che ci saranno tanti tifosi, ci sarà veramente un seguito da parte del nostro popolo e noi vogliamo fare la partita a Monza e vogliamo andare là per giocarci le nostre carte,
per sfruttare le occasioni che si creeranno all'interno della gara e dovremo essere molto ma molto determinati a far sì che possiamo uscire da Monza con un risultato positivo e anche andarci a prendere quello che negli ultime settimane, soprattutto in trasferta, non siamo riusciti a portare a casa. Questo è la volontà e il desiderio da parte nostra. Ciao mister, a proposito Ciao. Di questo, notavo che in effetti dopo Udine, dove avete buttato al vento, diciamo, nelle famose partite nel finale, sono arrivate solo sconfitte lontano dal Ferraris, ma le prestazioni non sono mai mancate. Cosa serve quello step in più per trasformare le prestazioni in punti? Sì, assolutamente. Se io vado a ripensare a rileggere un pochettino le ultime sfide lontano da casa nostra, non posso rimproverare nulla ai ragazzi sotto il punto di vista dell'atteggiamento, del desiderio di proporre, di giocare, di sacrificarsi. Forse qualcosina meno a Cagliari rispetto a queste parole, ma per il resto siamo sempre stati in partita, abbiamo giocato, abbiamo sofferto, abbiamo creato i presupposti per vincerla e quindi noi dobbiamo mantenere alto il livello di attenzione nei 95 minuti, dobbiamo mantenere alto il livello di entusiasmo e di voglia di stare dentro la partita. E questi sono cose importanti che dobbiamo saper fare, lo sappiamo fare, l'abbiamo dimostrato di saperlo fare. I ragazzi hanno voglia di giocarsi questa partita nel modo giusto e quindi siamo pronti. Ecco, invece a proposito degli infortunati, dicevi che Bagni ha fatto due allenamenti, lui è però uno che potesse giocherebbe sempre. Può essere un uomo da primo minuto o nel suo caso potrebbe essere più rischioso, perché mi ricordo che si era infortunato, ha saltato per squalifica, era rientrato, dopo 40 minuti si era però fermato. Sì, con Mattia ci sono delle valutazioni che ho fatto in questi giorni parlando anche con lui, quindi verrà con noi, poi farò delle valutazioni, ho ancora 24 ore con l'allenamento di oggi pomeriggio per valutare alcune situazioni sul reparto difensivo. È un giocatore recuperato, è normale che non ha la condizione ottimale che l'avrà allenandosi quotidianamente con la squadra e giocando poi nelle prossime partite, però è un giocatore importante per il gruppo e quindi verrà con noi. Buongiorno. Ciao, buongiorno. La qualità l'abbiamo vista nel passato di quelli che dovrebbero rientrare. Però io con la Roma, a Roma con la Lazio, ho visto che c'è anche tanta corsa da parte degli altri. Cosa ti possono dare più la qualità alla squadra e cosa si aspettano i giocatori da questa qualità da avere in più? Perché tante volte giocare senza pallone, il pallone non arrivava mai, poteva essere veramente una cosa bellissima. Sì, hai detto una cosa giusta, nel senso che è stato positivo nella partita di Coppa Italia con la Lazio e mi aspettavo queste risposte, nel senso che giocatori che hanno giocato poco o meno nell'ultimo periodo ma hanno fatto dati fisici importanti e abbiamo corso veramente tanto. È normale che all'interno della gara di domani dobbiamo essere bravi ad abbinare queste due fasi di grande corsa, di grande sacrificio e cercando di tenere più il pallone possibile, quindi maggior qualità nel possesso palla, cercando di, come ho detto prima, andare ad accendere i giocatori con maggior talento all'interno della partita. Ecco, sentire questa frase da te mi sembra di sentire, tu sei uno che ama il calcio a sto punto, perché le stesse considerazioni che fanno Guardiola e Ancelotti: diamo la palla sempre al più buono, tutti gli altri corriamo senza pallone e sicuramente le situazioni possono avvenire. Sotto questo punto di vista può cambiare qualcosa strategicamente? Io non voglio il numero di Modulo, o tatticamente con i tre tenori in campo. Sì, dipende sempre dalla volontà, dall'input, dalle richieste e da parte dei ragazzi c'è grandissima disponibilità, quindi dobbiamo mantenere grande equilibrio nella disponibilità, quindi grande equilibrio all'interno della partita,
però è normale che con Gudmundsson, con Messias, con Matteo ci sono soluzioni tattiche possibili dall'inizio e a gare in corso, e quindi le valuterò, le ho già valutate in questi giorni, le sto valutando, le valuterò domani prima della partita, e l'importante è mantenere sempre il giusto equilibrio all'interno della gara, il sapersi sacrificare anche da parte di questi giocatori, perché è normale che hanno qualità tecniche importanti, ma come l'hanno sempre fatto è giusto mantenere questo tipo di approccio da parte di tutta la squadra. Io personalmente ho fiducia in questa partita che è andata a giocare a Monza, perché sì, ha 18 punti di qua e di là, è la squadra dello scorso anno, però ha perso qualcosa di importante tra i giocatori a disposizione, e secondo me il Genoa è in grado di poter mettere in difficoltà questo Monza, perché guardando le partite sembrano delle fotocopie. Tra l'altro c'è, tu sei il migliore dei giovani assieme a Palladino, è una bella partita tatticamente. Sì, tatticamente sicuramente sarà una partita, mi auguro, bella da vedere, soprattutto per noi, poi sarò contento di salutare Palladino, con cui lo conosco e ho condiviso dei bei momenti, e ha dimostrato in questi 2 anni di fare cose molto molto positive con il Monza. Però sì, noi, come ho detto, dobbiamo pensare all'idea, alla volontà, il desiderio di andare a Monza sapendo sicuramente le qualità e rispettando la squadra avversaria, ma soprattutto sapendo quello che vogliamo fare noi domani dentro la gara, dentro la partita, sapendo le nostre qualità fisiche, tecniche, i nostri valori che abbiamo come squadra. Noi lì dobbiamo veramente esaltarle domani dal primo all'ultimo minuto, e questa è la richiesta che ho fatto ai ragazzi, che farò domani, perché abbiamo la necessità, la voglia e il desiderio di fare una grande partita. No, è una considerazione, ne abbiamo parlato i giorni scorsi, sì. Hai fatto un anno sulla panchina del Genoa, c'è questa coincidenza, l'anno scorso lasciasti la primavera prima di un Monza-Genoa, c'era stato Luca Ferro come ad interim, c'è Monza-Genoa, prima partita dopo il tuo anniversario con il Genoa. Ti volevo chiedere, siamo, un pensiero anche su questo compleanno che abbiamo vissuto. Sì, ho vissuto un anno intenso, un anno di passione, un anno di gioie, un anno fantastico con questi ragazzi che mi hanno veramente dato tanto e regalato tanto, ma adesso il percorso è diverso, in una categoria diversa, è normale che, l'ho detto anche l'altro giorno in un'intervista, siamo in linea con gli obiettivi stagionali, se è normale che vai a ripensare, a ricriminare delle partite giocate in modo quasi perfetto e non siamo riusciti a portare a casa i punti, quello ti fa un po' arrabbiare, però il nostro DNA, la nostra mentalità deve essere quella di provare a giocare, di esaltare le qualità dei nostri giocatori, di saper soffrire, di saper difendere. Questa credo che l'impronta è la volontà mia e da parte della squadra. Però sono felice di quello che è stato quest'anno, sono orgoglioso, e questo mi rende sempre ogni giorno consapevole e voglioso di fare questo lavoro con il Genoa. Consapevolezza che non sarà una partita, perché avete sempre preparato le 14 gare, tu e il tuo staff, l'avete preparate bene tutto dall'inizio, perciò ci sono dei punti dove andare a affrontare il Monza. Sì, Monza è una squadra costruita nel modo giusto, nel senso che ha giocatori comunque strutturati in fase difensiva, perché Caldirola, Pablo Marì, D'Ambrosio sono giocatori sia di esperienza sia fisici, hanno giocatori di qualità come Ciurria, come Colpani, giocatori di
fisici di struttura, di gamba come Mota, come Colombo, comunque che hanno già fatto la, la categoria. Pessina e Gagliardini sono due giocatori che sono tanti anni che giocano in questo campionato, quindi sappiamo, come ho detto prima, le qualità, la forza di questa squadra, ma nello stesso tempo noi dobbiamo pensare alle nostre caratteristiche, dobbiamo pensare a quello che noi vogliamo determinare all'interno della partita, all'interno della gara, e credo che questo sia molto più importante e più decisivo per la gara di domani. Hai già fatto il quadro, quindi Malinowski squalificato, Strootman, Ekuban viene o rimane? Sì, 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 vengono, viene. Caleb viene, quasi recuperato. Quasi al completo. Sì, 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 quasi al completo, e come dicevo prima, contento di aver recuperato quasi tutti i giocatori. È normale che con Kevin abbiamo qualche giorno in più, naturalmente, e Ruslan è squalificato.